Ciao! Allora, di nuovo con questa animazione, vediamo un attimo di dargli un po' di tridimensionalità. Qui sta avvenendo tutto su un piano bidimensionale ed è un po' un peccato, visto che appunto sappiamo che Blender è uno strumento 3D e quindi, come vedete, noi abbiamo la possibilità anche di muoverci in tre dimensioni. Cominciamo a farlo subito utilizzando questo oggetto Grease Pencil dove abbiamo disegnato i sassi. Allora, se disattivo la modalità di registrazione e vado in Edit Mode, posso semplicemente andare a spostare alcuni di questi stroke più avanti e più indietro. Quindi questo stroke adesso lo seleziono. Potete usare punto sul tastierino numerico per farvi ci portare e poi eventualmente spostarvi e posso portarlo più avanti. Se lo porto più avanti, come vedete, eccolo qui, si trova più avanti e fa effetto parallasse con quelli dietro. Quindi allo stesso modo posso spostare più indietro, per esempio questo, magari anche molto più indietro. Ovviamente, siccome l'ho spostato indietro e la mia telecamera è leggermente in alto, è come se qui ci fosse un pavimento che adesso non vedo, devo un po' falsare portandolo giù. In realtà, se lo guardo nella scena tridimensionale, si trova più sotto, ma questo è perché la mia telecamera è in alto rispetto alla scena e quindi, siccome guarda tutto leggermente dall'alto, esattamente come questo che sta davanti si è abbassato, vedete, è più in basso, l'altro che è andato indietro mi dà l'idea di essere più alto. Ecco qui, possiamo, se vi ricordate le prime lezioni, se io adesso qui creo una sovrapposizione tra questi due sassi, vedete, è una sovrapposizione che non ha senso perché, vi ricordate, stiamo usando la modalità degli stroke di 2D layers. Allora, in questo caso lo sposto in 3D location ed ecco che gli stroke che stanno più avanti si spostano più avanti. Quindi ora magari uso anche un duplicato di questo sasso, faccio maiuscolo D e duplico l'intero stroke, poi esco dalla telecamera, lo porto più avanti e ho. E magari vediamo anche per non renderlo troppo uguale, lo scalo e lo allargo. Ecco. Quindi in questo modo, vedete, comincio a creare un po' di parallasse. Questo qui potrebbe venire un po' avanti. Mi conviene sempre guardare anche dalla telecamera cosa sta succedendo, perché appunto in questo modo, se crea un po' di sovrapposizione, il parallasse diventa più efficace. Quindi questo che è grande lo porto avanti e ovviamente lo alzo anche un po', magari lo duplico e questa sua copia la porto molto indietro, torno nella telecamera, la abbasso e la allargo, la sposto qui e magari porto un po' più in giù. Quindi cerco di creare una situazione, vedete qua è meglio che non vada dove la palla tocca terra, giusto per. Però ecco che diciamo che comincia a crearsi un po' di parallasse semplicemente spostando gli oggetti avanti e indietro. È tutto un po' finto, diciamo, ma l'importante è il risultato. Non si tratta di un'animazione bidimensionale nell'aspetto. Ma la tridimensionalità di Blender mi permette di realizzare molto facilmente questi effetti di parallasse che sono veri. È un parallasse vero e quindi ho immediatamente arricchito la mia scena di profondità portando avanti alcune cose e indietro altre. Qui c'è un po' di povertà, quindi magari prendo questo sasso, lo porto, creo un duplicato, lo porto qui. Quando lo ingrandisco si ingrandisce anche il segno. Alt S vi permette di cambiare lo spessore del segno. Ne parleremo comunque. Ecco. Se volessi aggiungere delle nuvole alla mia scena, lo faccio sempre qui, quindi a questo punto questo invece di sasso può diventare fondo. Vado nei materiali, creo un nuovo materiale. Posso ripartire da quello, per esempio, appunto, quello del fumo, lo duplico, lo chiamo nuvole.
faccio un fill di un colore che pesco dal cielo, per esempio questo, però lo schiarisco, lo desaturo e gli lascio un alfa quasi pieno. E ora vado in draw mode, non ho registra, quindi disegnerò sul primo fotogramma disponibile e disegno una nuvola quassù. Dove me l'ha disegnata? Per ora me l'ha disegnata lì in mezzo. E va benissimo, insomma, in questo momento posso andare in edit mode, selezionarla e portarla molto molto indietro. Torno nella telecamera e la ingrandisco in maniera che funzioni. GZ la porto su, magari la allungo, ed ecco che ho una nuvola. Forse è il caso che la porti ancora più indietro perché sia realistico. E ovviamente dovrò ingrandirla ancora di più perché adesso è molto più lontana. E eccola lì, è nel cielo, si muove appena appena, ma essendo lontana posso appunto ottenere l'effetto di distanza. La duplico, la porto avanti e la schiaccio, la allungo e quest'altra la metto qui un po' più davanti. Lavoro sull'alfa in maniera che ci sia una certa sovrapposizione tra le due. Il parallasse si nota poco, dovrò prendere quella dietro e portarla ancora più indietro. Notate che comincia ad uscire dalla scena e non la vedo più, devo andare nel menu view e passare, che ne so, a 2 km di distanza in maniera da poter vedere. Anche queste sono cose che vi invito a conoscere con un corso base appunto di Blender. Faccio rientrare in scena e questa la abbasso. Ecco, ora c'è un po' di parallasse, perfetto, tra queste due. E quella davanti potrebbe avere un materiale diverso, quindi questa diventa nuvola e poi creo un duplicato di questo materiale, nuvola, lo duplico, nuvola 001 va bene. Lo assegno a questo segno qui che ho già selezionato e questo lo schiarisco ancora di più e lo porto un po' più verso il bianco. Ecco. Vado di nuovo in Object Mode per vedere il risultato. È un po' troppo chiaro. Vado ad abbassare l'alfa e anche di questa nuvola, ecco, appena appena. Abbiamo aggiunto degli elementi fissi e abbiamo usato la possibilità di muoversi nello spazio tridimensionale per poter dare maggiore profondità alla nostra scena. Grazie e alla prossima!